Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi, voglio chiudere il capitolo che è iniziato con Inter-Juventus di sabato scorso. Voglio finire di parlare delle polemiche sorte, quindi questo discorso che è stato pompato al massimo veramente dopo quella che è stata la sconfitta dell'Inter, la vittoria della Juventus. Polemiche nate il sabato scorso che non sono destinate ad placarsi fino a quando la Juventus o il Napoli vinceranno lo scudetto. Chiaramente, poi ovviamente tutto ciò verrà rinnovato perché lo sappiamo, il prossimo anno, la prossima stagione, fin tanto che la Juventus vincerà o comunque sarà lì sempre per vincere. Sono polemiche sterili come sempre, ma vanno commentate perché dietro a queste polemiche si nasconde quello che poi è la reazione dei tifosi. Io penso sempre che, e poi ne parleremo in dettaglio, tutte le polemiche che non sono polemiche costruttive, cioè delle critiche, sono degli attacchi diretti verso qualcosa, sono le prime cose che fomentano i tifosi. Io credo, come ripeto sempre, dietro agli atti di violenza verbale o fisica dei tifosi, tra tifosi, ci sono solo dei mandanti. I mandanti sono personaggi influenti, come quelli di cui andrò a parlarvi, sono i media, i giornalisti. Ovviamente se uno si arma di una mazza e prende la mazzata di un tifoso avversario, la colpa è sua al 100%. Però è anche vero che talvolta dietro alle masse, le masse viste come questo gregge di persone che fa un po' quello che gli è detta l'istinto, ci sono dei mandanti e secondo me la responsabilità di talvolta tali gesti sono da sostanzialmente da dare appunto a questi personaggi. È un po' quando si dice che c'è cioè, insomma, un mandante di un assassino, chiaramente quello che commette l'assassino in modo fisico è responsabile, ma il complice, il mandante vero e proprio, che sia diretto o indiretto, anche lui è complice al pari modo, quindi talvolta sia l'assassino che il mandante la pagano con lo stesso peso. Ovviamente ingrandendo un po' il discorso. Però sostanzialmente è così. Chi fomenta le masse con delle no, polemiche, con degli attacchi diretti verso qualcuno o qualcosa, è mandante di quello che poi è l'atto di violenza fisico-verbale del personaggio più stupido, insomma dell'assassino, del picchiatore, di quello che insulta. Questa è una cosa appurata, secondo me, non è la soggettività, è una cosa così. E secondo me è proprio così, poi ovviamente ognuno ha il suo pensiero, ma credo che il peso mediatico che hanno certi personaggi o i media stessi sia talmente forte da influenzare e fomentare le masse e quindi talvolta portare anche il peso di violenza lì dove c'è quella nicchia di personaggi che di per sé già è un po' squilibrata, ecco, diciamo così, perché chiaramente io non mi faccio influenzare da personaggi che dicono delle puttanate perché mi ritengo una persona equilibrata, però ovviamente non sono tutti come me, come voi, magari che lo siete pure voi, e ci sono dei personaggi un po' borderline che chiaramente potrebbero fare altro. Chiuso questo capitolo, torniamo al discorso. Il discorso è che le polemiche a non finire sono fatte da personaggi talvolta che sono salme dal punto di vista calcistico. E per salme dico personaggi che sono morti dal punto di vista calcistico perché non valgono più nulla. Però talvolta per il loro nome valgono qualcosa per qualcuno. E tralasciamo Gigi Simoni che un paio di volte l'anno spunta sempre, io non mi chiedo cosa faccia Gigi Simoni, cioè secondo me Gigi Simoni nella vita è tipo congelato in un freezer e tipo il giorno prima, il giorno dopo Juve-Inter viene scongelato e dice come nel 98, cioè credo che sia una cosa del genere, adesso non so se poi lo dice ogni volta, ma credo che sia, soffra credo anche di demenza senile a questo punto, non vorrei sbagliarmi. Altro personaggio che mi incute un po' di timore sempre, un personaggio che non mi è mai piaciuto, a prescindere da quello che poi è stato Calciopoli e così via, è Moratti. Moratti io l'ho sempre detestato, ora non me ne vogliono gli interisti nel caso mi seguissero, credo che sono i personaggi, e non perché sia stato dell'Inter, parliamoci chiaro, io non ho nessuna antipatia nei confronti di Zanetti, talvolta molti juventini ce l'hanno per i discorsi Calciopoli, io penso che Zanetti sia sempre stato in buona fede e al massimo pecca di ignoranza circa alcune tematiche, però Zanetti è un personaggio esemplare che personalmente a me continua, non riesco a non provare stima per Zanetti, io e per altri personaggi. Moratti è un personaggio che al di là di quanto fosse scientista, non l'ho mai sopportato. E non c'entra nulla l'Inter, veramente lo giuro, perché non è che io provo anche stima per altri personaggi di fuori della Juve. De Rossi, nonostante i suoi difetti, Pallotta stesso mi piace molto come presidente, ma tanti altri personaggi, ma Moratti io cioè, non me lo sono mai fatto piacere, è una cosa più forte di me. E ha detto queste parole qua dopo Inter-Juve. Per tanti interisti è stato un ritorno al passato, di colpo ti sei sentito coinvolto in pieno nella storia di una volta, fa riferimento a Calciopoli, nel fatto di essere vittima di situazioni strane. Allora, questa è un'accusa gravissima, perché rimette in campo dei dubbi circa la Juventus e sulla liceità di quello che è stata la partita, praticamente fa intendere che la Juventus in qualche modo, cioè non fa intendere, ma dice che le sue sensazioni circa quella partita sono state molto simili a quelle pre-Calciopoli, contando che lui pensa che Calciopoli sia stato, pensa, non so, poi vediamo, pensa che Calciopoli sia stato una specie di attacco contro l'Inter per favorire la Juventus, questo vuol dire che mette in campo gli stessi dubbi, le stesse polemiche, polemiche è una parola che è piccolina in confronto a quello che è stato, di Calciopoli.
Insomma, dice che socialmente la Juve in qualche modo ha rubato, perché lui pensa, e gli interisti, molti interisti che lo supportano, pensano che la Juventus abbia rubato in quegli anni là. Pertanto, facendo questo paragone, la finalità di tal commento è chiara. Quindi questa cosa qua è veramente una cosa che, da un pensato come lui, non, cioè me l'aspettavo, però diciamo che talvolta sono le cose peggiori che uno possa dire, soprattutto adesso in un momento in cui tutti i dubbi intorno al Calciopoli sono spenti, non esistono più, che sia Juve, che sia chiunque esso sia, e quindi tirarli fuori e semplicemente parlare alla pancia di quella nicchia di tifosi interisti che è palesemente idiota. E parlo di nicchia perché vuol dire gruppo ristretto, non vorrei poi generalizzare, per non generalizziamo qualcosa così. No, nicchia di idioti, ce ne sono anche tra di noi, però ce ne sono anche molti tra gli interisti, tutte le tifoserie di questo mondo, e su queste tematiche veramente colpo bassissimo, cioè veramente figura di merda secondo me, parliamoci chiaro. Che per alcuni interisti quella nicchia verrà presa come una specie di so cosa sacrosanta, ma in realtà è una puttanata. Passiamo a De Magistris, che è il secondo personaggio che in realtà è quello che ha destato più polemiche, perché ha fatto un post che è imbarazzante. Io ve lo leggo, ve lo rileggo, l'avete già letto, però ve lo rileggo. Sono orgogliosamente napoletano sempre, nella gioia e nel dolore, con i nostri difetti e i pregi. La nostra città e il popolo napoletano sono stanchi delle ingiustizie. Ora, piccola premessa che io voglio sempre ripetere. Associare il Napoli calcio al Napoli città è discriminare una parte, una bella fetta, è una bella fetta, non è piccola, una bella fetta di tifosi non napoletani, ma che sono napoletani d'origine. Nino Gersi, tutti altri personaggi più o meno influenti e abitanti normali. Essere napoletani è motivo d'orgoglio soprattutto per tutti i cittadini napoletani. E poi uno è il proprio orgoglio personale per essere juventino, per essere tifoso napoletano, per essere milanista, interista e così via. Però, associare una e l'altra cosa, come se fosse, cioè, come se fosse imprescindibile il fatto di essere sia napoletani che tifosi napoletani, è veramente una cosa imbarazzante da dire, che è frutto non dell'idiozia di De Magistris, ma più che altro del solito discorso di parlare alla pancia dei tifosi. È una cosa bruttissima che va veramente a discriminare. Io fossi un tifoso, non napoletano, ma napoletano che magari ha votato De Magistris, o che comunque ce l'ha come sindaco, non lo voterei più, perché qua praticamente mi sentirei discriminato dallo stesso sindaco che dovrebbe rappresentare non i napoletani come tifosi di calcio, ma i napoletani come abitanti di Napoli. Quindi la cosa di per sé, Juve non Juve, questa cosa qua è di una, cioè, pazzezza incredibile. Ci riprenderemo tutto quello che ci avete levato, conquisteremo quello che ci spetta. Ma ovviamente fa riferimento sui discorsi dei neoborbonici, del Napoli, del sud che è derubato dal nord, sono le cose che in realtà lasciano un po' il tempo che trovano ormai nel 2018. Ma lo fa perché sa che quella nicchia di tifosi napoletani idiota, palesemente idiota, prenderà tutto questo insieme e farà una specie di guerra di civiltà, diciamo. Nulla di più di ciò di cui abbiamo diritto. La differenza tra noi e quelli che usurpano i nostri diritti, o diritti è che noi comunque abbiamo, perché abbiamo un cuore grande e profondo dell'umanità, cioè come se solo i napoletani ce l'avessero, gli altri sono degli sfigati, insensibili, con spazzatura al posto del cuore. Loro invece si sentono forti e potenti rubando, con furti di Stato o di calcio. Cioè che qua praticamente poi la futura smentita da parte di quello che è stato un discorso, sia un discorso che non c'entrava col calcio, viene smentita perché alto calcio, cioè parliamoci chiaro che sono scemo. Il mal tolto ce lo riprenderemo tutto senza lamentele e senza cappello in mano, con la schiena dritta e con la lotta. La nostra dignità non ha prezzo, la nostra sete di giustizia è vasta e profonda, uniti si vince abbattendo i palazzi dei poteri corrotti, conquistando i nostri traguardi. Viva Napoli! I traguardi calcistici, i poteri, i palazzi, i corrotti e così via, la Juventus, il nord, il sud, la Juventus ruba e Napoli è vittima. Questo è il riassunto, un riassunto che fa malissimo al calcio, e detto da un primo cittadino di Napoli, fa malissimo al calcio, ai tutti i cittadini napoletani, tutti a prescindere da quella che sia la fede calcistica, e fa malissimo. È una cosa, cioè, dovrebbe essere in qualche modo preso, tolto dal suo posto e lasciato come pubblico, come privato cittadino a lavorare. Come una persona normale, perché veramente quello che ha detto è una cosa bruttissima. E infine, rimanendo in Campania, zona Napoli, De Laurentiis mi ha stupito molto in realtà è un po' una critica a quella che è il suo allenatore, alla squadra, gestione della squadra e così via, però mi ha stupito perché delle cose che da lui non me le si aspettate. Però paradossalmente, per quanto De Laurentiis sia un personaggio un po' folcloristico, diciamo così, sotto sotto è un po' più intelligente di altri personaggi che sono troppo avvinghiati quella che è una realtà della loro città o della loro squadra, un po' così. Allora, sostanzialmente dice De Laurentiis fa riferimento al fatto della mala gestione della squadra da parte di Sarri, quindi un'altra classe Sarri, più che altro sul fatto che poteva fare più turnover prima, nei momenti più tranquilli, per il rush finale. Quindi diciamo tutti questi discorsi qua sono molto
fida il fatto che il Napoli si andrà a perdere lo scudetto è più per colpe proprie, cioè della squadra, che per colpe di altri. Sul campionato del falsato cosa dice? Io non credo intanto, è già una cosa. Sabato sono successe tante cose, è vero, perché ci possono essere state anche delle scelte dell'allenatore dell'Inter non condivisibili ad aver deciso il risultato. Ultimi 5 minuti ha fatto due cambi, ha fatto uscire Icardi, i giocatori sono entrati a freddo e chi è entrato non ha mai la stessa tensione di chi esce. Quindi qua non ha menzionato nulla se non quelle che sono state le scelte poco condivisibili di Spalletti. Poi parla di VAR, dice che il VAR è vero che è stato magari utilizzato male a volte, questo è vero, lo pensiamo anche noi juventini. Però anche è anche vero che il VAR non deve essere messo sotto accusa perché egli è un sostenitore di questa tecnologia qua e quindi fa bene, ovviamente ci sono delle cose da mettere a posto, però la tecnologia e quel tipo di strumentazione è importantissima. Quindi De Laurentiis non mette in gioco le stesse polemiche che hanno messo in gioco gli altri due fenomeni da baraccone, ma semplicemente fa un'autocritica alla propria squadra, al proprio allenatore, alla propria gestione e così via, però non menziona in nessun modo le polemiche arbitrali, pur dicendo che sono degli errori, cioè chiaramente questa è abbastanza appurata, e mettendo soprattutto in gioco la Juventus come se fosse l'artefice di qualche malfatta. Quindi questa cosa qua mi ha un po' stupito perché in realtà De Laurentiis è l'ultimo personaggio da cui avrei sperato di sentire cose del genere o di non sentire certe cose e invece ci ha stupiti e secondo me è stato più intelligente lui di altri personaggi, quelli menzionati. Detto questo ragazzi, stasera c'è una partita, c'è Juve-Bologna, che è la terza ultima partita, poi c'è la Roma e c'è l'Hellas. Massima, massima, massima carica, massimo sostegno ai nostri giocatori perché c'è uno scudetto da vincere e sicuramente ci saranno delle belle cose a vedere perché al di là di chi lo vincerà, credo che sia uno dei campionati secondo me più belli dal punto di vista calcistico perché si porta avanti fino quasi alla fine un campionato molto combattuto con qualche, insomma, qualche livellamento tra Juve e Napoli, quindi alla fine in realtà dal punto di vista del calcio questo campionato è stato molto bello, più bello di altri negli ultimi anni. Qui però ragazzi bisogna vincere, cioè questa è una cosa appurata perché secondo me quest'anno avrà un sapore ancora più intenso e più importante. Detto questo, prima le polemiche circa Inter Juve, polemiche che in realtà non sono nostre ma sono nate da altri personaggi, ma noi le commentiamo così e la chiudiamo qua. Forza io come sempre e alla prossima. Ciao! Paura, paura, paura.